Ciao ragazzi e bentornati finalmente in un nuovo episodio di The Farm, stagione 3. Allora, mancavano da tantissimo i video di The Farm e vi chiedo anche scusa, ma sono stato un po' preso, dopo vi dirò anche perché, per come, eccetera, eccetera. Però prima partiamo sparati, quindi come vedete sono allo shop e sto vendendo lo Steyr, perché nei commenti mi avete detto quasi tutti di venderlo, che non valeva, cioè che conveniva venderlo e fare il nuovo acquisto, praticamente. Ci vado a perdere poco nulla perché comunque se lo vendiamo qui prendiamo qualcosina in più, quindi vendendolo a questo prezzo, 50.981, è ancora un bel prendere. Adesso infatti andiamo ad acquistare il Massey che avevamo detto, quindi nelle offerte dei veicoli usati troviamo questo Massey, però con la configurazione che volevamo mettere noi ci costerà un pochino di più, però beh, pazienza. Allora, io inizialmente vorrei mettere delle Michelin. E volevo mettere, sì, queste qua normali inizialmente. Design, cos'era il design? Ah sì, per la cabina con, ok, non mi interessa, teniamo a mano 2.500 euro. Agganci voglio terzo punto, quindi sollevamento e caricatore frontale, sì, e devo mettere quello della Quick, o Quick, non mi ricordo perché comunque, cioè non so come si pronunci, perché comunque abbiamo già a casa caricatore, perché lo utilizzavamo con lo Steyr, che appunto va, questo Massey andrà a ripiazzare lo Steyr appunto. E configurazione motore, io direi di dargli un po' una pompatina e di arrivare al 5S 145, quindi a 145 cavalli. E GPS, alcuni mi hanno detto sì, ci sta, altri mi hanno detto no, è forse un po' uno spreco, tra virgolette uno spreco. E secondo me, siccome lo utilizzeremo sia per le semine che per tante altre cose, lo potremo mettere. Però abbiamo già anche il Fendt che è sulla guida satellitare, quindi per il momento teniamo a mano questi, mi pare 15.000 euro, sì esatto 15.000 euro, e per il momento direi di fare a meno, dopo nel caso possiamo andare in farm, farlo montare e via, 15.000 euro ce lo montiamo. Ok, mettiamo la targa, la nostra solita targa, vediamo dietro, no solo dietro voglio, ok, e conferma, okay, la targa eccola lì, perfetto, quindi confermiamo la nostra scelta a modico prezzo di 61.917 euro. L'abbiamo venduto il nostro Steyr per 50.000 rotti, quindi prendiamo praticamente con 11.900 euro abbiamo questo Massey nuovo, che in realtà non è nuovo, usato, però comunque è come se fosse nuovo. L'unica roba adesso io devo farlo riparare, quindi torniamo un attimo in farm al volo, passo di qui, ok, perché io, come ben sapete, me li faccio consegnare a casa i mezzi in questa posizione. Tra l'altro dobbiamo ancora provare sia questa dischiera qui, che abbiamo preso sempre anche lei come usato, usato garantito, e anche questa botte, che comunque andremo a utilizzarla molto presto, se non in questo episodio, nel prossimo. Ok, quindi se andiamo sul nostro Massey nuovo di pacca, cioè usato ma nuovo. Ok, e andiamo un attimo a configurarlo perché vorrei un attimo riportarlo alle condizioni originali. Come vedete comunque in basso a destra non è che abbia bisogno più di tanto, perché se guardate siamo a tre quarti della barra, quindi non è che abbia bisogno di chissà chi, però noi cerchiamo di riportarlo il più sistemato possibile. Quindi con 877 euro, quindi un poco nulla, lo ripariamo e basta. Non so, non mi ricordo mai perché non si può verniciare qui, vabbè pazienza, faremo di verniciarlo. Magari un giorno faccio un salto allo shop e lo vado a verniciare, tanto non penso che costi chissà quanto farlo verniciare. Ok, perfetto, guardate che bellino, cioè il posto dello Steyr ci va alla grande. Ci sta, ci sta. Sì, mi piace assai. Lo parcheggio un attimo perché dobbiamo fare una cosuccia. Abbiamo diverse cose da fare in questo episodio. Bisogna anche vedere se il nostro famoso esperimento se ci riesce. Ok, qui abbiamo posizionato, come ben vi se ben vi ricordate, le nostre fonti di energia, quindi pannelli solari e generatori eolici, nello scorso episodio, che è uscito praticamente 3 settimane fa, forse un mese fa. E, però non stanno rendendo come pensavo, perché se ben vi ricordate avevamo andato avanti il tempo di parecchio, di parecchi giorni, però tutti i giorni guadagnavamo sui 2.000-2.500 euro. E considerando che un giorno praticamente sono 15 giorni, perché abbiamo 15, cioè scusate, 2 giorni al mese, in teoria noi dovevamo guadagnare molto di più da queste fonti rinnovabili. Ho chiesto nei commenti, ma nessuno di voi mi ha dato una spiegazione logica o sensata del motivo per cui non mi danno tutti quei soldi. Quindi, boh, rimane comunque un mistero che non sono ancora riuscito a risolverlo.
quindi al momento vi dirò, le serre sono soddisfatto, producono bene, infatti come vedete in alto a destra nell'ad le sto anche mantenendo rifornite, diciamo, di acqua, infatti come vedete materiale in arrivo acqua 100%, e comunque stanno producendo bene, nel senso che rendono parecchio, mentre queste cose, queste fonti rinnovabili, turbine eoliche e pannelli solari, sì, rendono, ma molto meno rispetto a quello che pensavo, comunque che viene dichiarato nel menu, non capisco perché. Vabbè, pazienza, adesso cosa andiamo a fare? Prima di tutto andiamo a far sparire, dov'è? Qui dobbiamo far sparire questi cespuglietti qui. Beh, avrete già sicuramente capito cosa andiamo a fare oggi, comunque l'avevo già annunciato in qualche scorso episodio, quindi probabilmente se qualcuno non si ricorda adesso facciamo anche un po' di mente locale. Ok, perfetto, anche questo qui, benissimo. E se ben vi ricordate avevo detto che qui mi serviva un'altra trincea, perché quando vado a chiudere questa me ne servirebbe un'altra, perché se io vado a trinciare, tipo in questo caso dovremmo andare a trinciare molto presto, non ho una trincea dove buttare il silato, cioè mi toccherebbe prendere questo silato qui già fermentato e fare come ho fatto l'ultima volta e stoccarlo qui sotto, qui lì. E però no, cioè direi che è una cosa che meglio di no, a questo punto ho detto mettiamo un'altra trincea qui accanto e teniamo questo punto come appunto trincea, una aperta, una chiusa, una che va sempre riempita e una che è sempre fermentata, pronta per essere per portargli via appunto un po' di silato. Quindi andiamo a posizionare un'altra trincea, vi dico già che ci costerà parecchi soldi, però dobbiamo farlo, eccola qui, che è la stessa trincea, però purtroppo quelle di default sono queste e l'unica che ci sta bene è sempre lei, la stessa praticamente. Quindi eccoci qui, allora adesso dobbiamo stare attenti, perché come vedete su quella che avevo già posizionato, questa qui, ci succede questa cosa qua, che praticamente il silato non arriva fino in fondo, perché praticamente risulta troppo vicino alla strada, quindi non come se fosse di nostra appartenenza, e quindi non so perché non si riesce a scaricare e non si crea diciamo il mucchio di silato. Quindi questa che posizionerò la metterò un pochino più avanti, adesso vi faccio vedere, solo che qui adesso c'è attivo lo snap, quindi va a metterlo il più vicino possibile, quindi magari cerco di tenerlo leggermente tenerla leggermente spostata appena, ecco, ok, no, ok, questo credo che sia il punto utile, più utile staccabile, diciamo. Quindi io faccio così, ok, l'ho posizionata lì e adesso vi spiego cosa faccio. Allora, io adesso l'ho posizionata qui perché appunto c'è lo snap che non mi permette di metterla più vicino. L'ideale era metterla appunto qua, a questo livello qui. Infatti, come vedete, qui il silato c'è, è da qui che proprio rimane quel buco che non è riempibile. Quindi io adesso, tramite il file XML, salvo la partita e tramite il file XML mi vado a spostare questa trincea e la metto qui, più o meno all'incirca la metterò qui, la sposto giusto un metro indietro. Poi farò la stessa roba, solo che piuttosto che portare questa qui dietro, la porto avanti, quindi praticamente saranno entrambe allineate correttamente. Quindi procedo, anche perché qui non posso tenerla così avanti, altrimenti si fa un po' fatica a fare manovra, a fare la retromarcia. Ok, quindi adesso faccio un piccolo taglio, mi apro il file XML e cerco di spostarla indietro giusto quel poco che serve. A tra pochissimo. Bene ragazzi, questo è il risultato, adesso vi faccio vedere anche dietro che capirete meglio. L'ho fatto tutto tramite il file XML e devo dire che è venuta fuori una buona cosa, non perfetta però buona. Allora qui trapasso al muro, questo il telo più un po' oscillato, ma è normale perché ovviamente il gioco si incasina leggermente quando si fanno queste modifiche, però poi comunque si sistema tutto al prossimo riempimento, diciamo. Allora, come vedete prima la nostra trincea arrivava qui a filo di questi arbusti, l'ho spostata avanti di questo metro, metro e mezzo, invece questa qui che era più avanti l'ho portata indietro, così ora sono belle dritte come vedete, e in teoria non dovremo più avere quel problema lì del buco che rimane appunto una volta riempita la trincea, cioè per intenderci questo buco qui. Ora ovviamente c'è ancora, ma perché appunto la trincea era già stata riempita, fatta fermentare eccetera eccetera. In teoria da adesso in poi, quando io andrò a scaricare per esempio in questa trincea che vengo in fondo, in teoria mi si riempie fino in fondo e anche fino ovviamente fino qua è nato. In teoria dovrei averla spostata il metro che serviva, ma che vada le sposterò entrambe avanti di ancora mezzo metro o un metro in base a quello che servirà, però in teoria dovrebbe essere a posto. Allora sì, qui poi lo spazio davanti è rimasto, perché comunque questo muro arrivava circa qui, quindi ho recuperato esattamente
anche qui un metro e mezzo, però almeno non c'è chissà che grande spazio, però comunque si riesce ad arrivare avanti, si fa la retro, si rincula un po' di là e ci si dovrebbe fare riuscire tranquillamente a fare manovra. Quindi direi che così è più che perfetto. Poi dicevo, sì, qui c'è da dare una sistemata al paesaggio, diciamo, e all'erba, eccetera, eccetera, anche qui dietro magari la staccionata, falla chiudere qui, eccetera, eccetera, però magari lo faccio io con calma off camera, o magari a fine video, se vi va di restare collegati, vi lascio la parte velocizzata con la sistemazione appunto di questa zona. Non lo faccio in video perché altrimenti viene troppo lungo e già dobbiamo fare mille cose, quindi lasciamo perdere. Ok, allora, procediamo. Qui ci sono le nostre belle ballette, certo. Vi volevo far vedere due cosine. Qui la resa è aumentata, come vedete. Abbiamo un bonus alla resa dell'83% e il fertilizzato al 100%. Idem, questo campo qui, sempre ad orzo, perché appunto avevamo fatto il famoso esperimento, che ora andremo a vedere se funziona o meno. Qui abbiamo qualche pallet di lattughe pronto, anzi dovrò iniziare a spostarli, perché se arrivano qui poi non mi producono più pallet, perché è pieno, risulta pieno. Ok, allora vi faccio vedere anche dal menu. Volevo fare un po' il punto della situazione, perché è un po' che non ci sono video, quindi volevo farvi vedere un po' tutto quello che ho fatto. Ho dato una passata di fertilizzante a tutti i campi che abbiamo, quindi questi qui. Ho dato un po' di fertilizzante liquido, ne ho acquistato ancora un pochino, scusate, liquido solido di concime appunto, e ho fatto passare i campi, come vedete, e quindi adesso hanno la resa massima. L'unica roba, ovviamente, mancherebbe la calce, come vedete, mancherebbe la calce, tranne qui non so perché, e è richiesto anche il rullo. Però vabbè, questo non abbiamo rullo e nemmeno span di calcio, quindi per il momento direi che queste due cose le lasciamo stare. Aratura l'avevamo fatta, quindi siamo a posto. E boh, non abbiamo la resa massima, però ci siamo quasi vicini, quindi sicuramente il raccolto sarà bello fruttuoso. Ok, benissimo. Adesso cosa facciamo? Un'altra cosa, ho aggiunto un'altra mod appunto, che è la Easy Development, quella che c'era anche per il 19, la famosa mod dell'F11, che in realtà nel 22 si chiama, si attiva con l'F12, perché è molto utile, permette di attivare delle cose interessanti, come per esempio anche una cosa che a me interessava, dove terza persona, questa qui, infatti non so perché non ho cominciato la partita così, perché boh, mi piace provare, vorrei provare a portarvi dei video così anche in terza persona. Ditemi se vi piace come idea o se preferivate la prima persona. E poi questa mod in sé porta, oltre a questa persona, a questa mod, diciamo, perché era uscita la mod della terza persona, ma questa mod la tiene, diciamo, integrata, permette di fare anche altre cose interessanti. Tipo, per esempio, l'aumento del tempo. Quindi anche qui si potrebbe fare andare il tempo più veloce, cosa che adesso non faccio perché non mi interessa. Gli add, quindi con questa mod potete assegnare anche un tasto per mettere e togliere l'add, e tante altre cose. Ovviamente si possono anche aggiungere e togliere i soldi, cosa che noi non faremo, salvo eccezioni che magari dobbiamo rimborsarci dei soldi per motivi particolari, però queste qui non le utilizzeremo per non, tra virgolette, barare. Cerchiamo di fare le cose fatte bene, ovviamente. Tanto comunque, se seguite i video è tutto documentato, se vi fate due conti vedete che non posso barare. Poi cosa possiamo fare? Possiamo fare comunque tantissime altre cose. Comunque praticamente aggiungendo questa mod me ne sono eliminate 4 o 5 che facevano una sola funzione. Con questa le ingloba quasi tutte, quindi anche a livello di, diciamo, leggerezza della cartella mod ho deciso di inserirla. Tutto qui, ecco, ci tenevo a dirvelo. Poi ho aggiunto un'altra mod molto interessante che molto probabilmente andremo ad acquistare, che è dov'è? È qui, eccola qua, la Jaguar 1. Non è su mod hub, è su siti esterni, diciamo, quindi non è per console. L'ho trovata, non è fatta benissimo, infatti come vedete tantissime parti mancanti, però siccome costa poco tra virgolette rispetto a quelle di default del gioco, e comunque anche quelle che trovate su modab non c'era niente di particolare, costa poco e noi non abbiamo tanti soldi e ovviamente ora non ce la possiamo permettere, però comunque costa poco, quindi penso che sia la nostra prima scelta non appena andremo a comprare una trincia, cosa che dovremo fare, quindi o andremo a noleggiarla o l'acquisteremo, adesso vediamo. E bon, questi sono i veicoli usati, quindi adesso cosa facciamo? Adesso dobbiamo verificare che il nostro, diciamo, il nostro esperimento funzioni. Se ben vi ricordate, noi avevamo seminato l'orzo in questo campo qui, 38-39, che ormai sono un campo unico, e 41-42, quindi quel campo qui e quello laggiù a sinistra.
avevamo seminato orzo e l'abbiamo seminato il prima possibile, quindi appena si poteva seminare l'orzo, qui, eccolo qui, lo abbiamo seminato, perché in teoria l'orzo appunto si può raccogliere i primi di giugno, ma se noi andiamo a trinciarlo, perché il trinciato si può farlo uno stadio prima, se noi andiamo a trinciarlo l'ultimo giorno di maggio, quindi nel nostro caso il secondo giorno di maggio, perché poi scatterebbe giugno, avendo appunto, come vi dicevo, 2 giorni al mese. E se noi lo trinciamo prima di arrivare a giugno, quindi il giorno prima, possiamo già trinciarlo. Purtroppo non so perché in questo farming non è possibile tagliarlo, cioè non si può segare. Quindi se noi andiamo con una falciatrice, tipo le classiche falciatrici, tipo queste falce condizionatrici del gioco, questa qui per esempio è quella che abbiamo noi, però se utilizziamo qualsiasi falciatrice non possiamo andare a sfalciare il frumento, l'orzo. Non chiedetemi perché, ma non si può. Allo stadio prima non si può. Si può falciare quando è già, diciamo, lo stadio massimo di crescita, però quando è già, diciamo, giallo, quando è già maturo da mietere, quindi non ha senso. Praticamente vi fa la paglia e non vi dà la possibilità di fare fieno praticamente. E quindi niente, tocca per forza trinciarlo con la bara triticale, questo orzo. Quindi noi andremo appunto all'ultimo giorno di maggio, quindi per noi sarà il secondo giorno di maggio, che è il giorno prima che appunto maturi al 100%, e andremo subito a trinciarlo. Faremo arrivare appunto il secondo giorno di maggio, alle 7 di mattina, appena c'è un po' di luce, e iniziamo subito e lo trinciamo subito. Poi, non appena abbiamo trinciato, diamo subito una passata con la botte, perché le vacche nel frattempo che mandiamo avanti il tempo ci avranno prodotto un pochino di sottoprodotti come concime e letame, che già adesso comunque, come vedete, un po' di liquame c'è e anche un po' di letame che ve lo posso far vedere da qui. Eccolo qui, un po' di letame c'è, 17.000 litri, però comunque mandando avanti il tempo ce ne sarà molto di più. E dicevo, andremo subito, subito, subito a spandere un po' di letame liquame dove riusciamo, fin dove arriviamo. Poi il resto, volendo, potremmo dare un po' di chimico, adesso lo vediamo. E una volta trinciati appunto questi due campi, andremo subito a riseminarli, perché siamo ancora in tempo per, diciamo, mettere i secondi raccolti, come per esempio il mais. Quindi perché noi saremo qui, in questo giorno qui, il mais e anche la soia, cosa che ci interessa. E volendo potremmo mettere anche un pochino di sorgo, tanto comunque le seminatrici le abbiamo, e boh, potremmo fare questo qui. Tutti gli altri prodotti ormai sono andati, non possiamo seminarli, però pazienza. E quindi diamo subito una passata di liquame e di letame. Tanto comunque i trattori ci sono, quindi non è un problema. Poi utilizziamo la dischiera che abbiamo appena acquistato, siccome non c'è bisogno dell'aratura dopo aver trinciato il frumento o l'orzo, quindi utilizzeremo questa dischiera che comunque è anche bella grande, visto che l'abbiamo appena acquistata e ci permette di fare una lavorazione veloce, senza troppi passaggi, e andremo subito a seminare scusate, mais, sorgo o soia, adesso vediamo cosa fare, che però non destineremo trinciato, credo, anche perché appunto, come vedete, qui di silato ce l'abbiamo già, un po' qui ce n'è, abbiamo già diversi. Abbiamo 230.000 litri, quindi hai voglia. E in più qui metteremo il trinciato che andremo a fare adesso con il frumento. Quindi, diciamo, la coltura extra che andiamo a seminare dopo, al posto di questo orzo, andremo a mettere appunto tutta roba da granello, comunque che andremo a vendere, quindi niente da immagazzinare nelle nostre trincee, insomma. Ok, dai, direi che ho parlato troppo, quindi direi di iniziare a mandare avanti il tempo e di arrivare al secondo giorno di maggio e vedere se riusciamo finalmente a fare questo fantomatico esperimento, se riusciamo a vedere se è un esperimento riuscito o fallito. Quindi mandiamo avanti il tempo, nel mentre ovviamente terrò controllate anche i veicoli, casomai c'è qualcosa che ci possa interessare da acquistare, lo potremo comprare al volo. Quindi mi dispiace se sono episodi un pochino così, diciamo, tra virgolette lenti, con poche lavorazioni, però come ben capite dobbiamo impostare l'azienda al meglio possibile e lavorare, visto che i soldi si fa davvero fatica a far soldi in questo gioco, lavorare al meglio con intelligenza e razionando al 100%. Allora, vediamo mezzanotte quanto ci dà. Io do dei colpetti col tempo perché ho notato che se si manda avanti troppo il tempo poi si bugga il salvataggio, quindi è meglio di no. E allora, 2.000 euro di entrata, però comunque abbiamo una spesa di circa 700 euro di spese. Quindi abbiamo guadagnato 1.200 euro, che sono appunto frutto delle fonti rinnovabili, quindi dei pannelli solari e delle turbine eoliche. Purtroppo,
le entrate, come dicevo prima, sono molto molto basse rispetto a quello che ci aspettavamo, però vabbè, pazienza ragazzi, cioè, se qualcuno, ripeto, se qualcuno nei commenti mi vuole dire il motivo di questa cosa, perché mi danno così pochi soldi quando dovrebbe darmi molto di più, ben venga, me lo dica. Ok, adesso mi fermo perché sicuramente le vacche avranno bisogno di essere rifornite, infatti qui hanno solo del fieno, la produttività è massima, però comunque hanno bisogno di un po' di cibo, quindi faccio uno scatto dalle vacche. Dove sono? Ok, eccoci qui, ho già lasciato il Johnny pronto. Accendiamolo e scarichiamo. La razione mista me l'ho già preparata in modo da partire dritti dritti. Ah, non ho controllato le offerte. Eccolo, mamma mia, non ho controllato altro le offerte. Minimo mi sono perso qualcosa che mi interessava. Però vabbè, qui cosa abbiamo? Questa penso che sia quella. Ah sì, esatto, quella dei, cos'è, pioppi? In teoria sì, pioppi dei, tipo il pioppetto per fare il cipato, una roba del genere in teoria. Ok, questa non ci interessa. E questa no, sfalcia solamente, molto interessante, però beh, i soldi noi li abbiamo. E anche questa dischia, diciamo che lasciamo stare, vabbè, non fa per noi, non abbiamo trattori abbastanza potenti. Ok, la razione mista è già quasi esaurita, ci rimane un 8% per il caro miscelatore, però per andare avanti per qualche giorno dovrei averne sufficienza. Ok, le nostre 26 vacche per il momento stanno tutte benone, dovrebbero anche riprodursi pian pianino. Ok, diamo un'occhiata qui, sì, la razione mista c'è, perfetto. E ok, ma andiamo avanti ancora al tempo e teniamo anche sott'occhio le offerte, ovviamente. Andiamo avanti al secondo giorno di aprile, abbiamo 2194 euro di entrate, molto molto bene. E diamo un'occhiata allo shop, niente, è rimasta la dischiera, ok, non ci interessa, perfetto, andiamo avanti ancora un pochino. Nel frattempo le serre sono a posto, 93% di acqua, quindi andiamo benissimo. Ok, fermiamoci, controlliamo le offerte, qualcosa di nuovo, sì, ma non ci interessa, ma andiamo avanti ancora. Ok, vediamo qualche offerta, ancora nulla, andiamo avanti, vediamo oltre la mezzanotte quanto ci dà. Ok, 2600 euro stavolta, bene. Ok, che diciamo che comunque per assurdo, mandando avanti il tempo, ci dà, prendiamo soldi, quindi per assurdo, se noi andiamo avanti, mandare avanti il tempo, su tempo, su tempo, facciamo soldi, però ovviamente molto lentamente. Altro, cos'è, un coltivatore, però anche qui per 120 cavalli richiesti, poi è una roba bestiale, per il momento non abbiamo trattori abbastanza potenti, quindi lasciamo stare. Ok, bene, dobbiamo andare avanti l'ultimo giorno, poi dovremmo esserci, vediamo se saltano fuori altre offerte, controllo le vacche perché non si sa mai. Ok, bene, sì, la produttività è massima, il latte c'è. Razione mista ce n'è, ok, cibo c'è, anche se non è piena la mangiatoia, ma comunque il cibo c'è. Ok, controlliamo le offerte, attenzione alla metitrebbia, non ci interessa, un'altra, la stessa macchina, solo che, cosa è successo? Ah, richiesta elevata frantumatura, no, non mi interessa. Praticamente ci ha messo in offerta la stessa macchina, la GL860 compatta, però una è scontata di più. Abbiamo anche un'imballatrice, interessante questa, davvero. Mi golosisce sta imballatrice, ma lasciamo stare. Dai, andiamo avanti ancora un pochino il tempo. Dobbiamo arrivare al secondo giorno di maggio e poi ci fermiamo lì. Le serre sono a posto, le vacche sono a posto, le offerte, c'è altro? No, ok. C'è da tenere controllato tutto, ragazzi, eh. Ok, vediamo quanto ci dà questo primo giorno di maggio a mezzanotte, 2400 euro, perfetto. Ok, offerte particolari non ne sono uscite, le vacche sono a posto, il solito iter. Direi di arrivare alle 6 di mattina, appena c'è un pochino di luce, così iniziamo tutta la nostra giornata di trinciate, eccetera, eccetera. Ok, direi che a 5 e mezza c'è già una bella luce. Ok, fermiamoci. Fermiamo il tempo perché in questa giornata dobbiamo fare di tutto e di più, trinciato, liquame, eccetera, eccetera. Non curare, ok, sennò poi ti viene un coccolone. Controlliamo le vacche, sono a posto, perfetto. E ok, quindi siamo liberi tutta giornata di fare le nostre lavorazioni. Ok, poi, dov'è? Offerte, non è saltato fuori nient'altro, peccato. Io mi dirigo qui perché adesso dobbiamo fare una cosa. Bene, allora adesso ci serve per forza la trincia, quindi io prima di chiudere l'episodio, perché ho visto che comunque è tanto che sto registrando, quindi direi che possiamo quasi fermarci. Se io volessi noleggiare questa, ragazzi, dovremmo spendere 8.000 euro
8.445 euro più la barra, quindi la barra che sia questa o questa cambia poco perché il prezzo è simile, mettiamo per esempio a cappello, noleggiando questa sono altri 3.000 euro, quindi praticamente il noleggio ci costerebbe 11.000 euro. Altrimenti, ragazzi, potremmo fare un prestito bello abbastanza sostanzioso e acquistarla questa trincia, perché comunque ci servirà anche più avanti per trinciare altri prodotti, e direi che ci sta come acquisto. È una trincia che per iniziare andrebbe anche più che bene. Quindi io, prima di acquistarla o noleggiarla, passo la palla a voi e vi dico nei commenti se devo acquistarla o se noleggiarla, quindi non fare il debito ma usare i nostri soldi, oppure indebitare, cioè fare un prestito e acquistarla e poi pian pianino ripagarcela praticamente. Considerate che poi abbiamo anche da vendere il sorgo, no, scusate, la soia, se non sbaglio, esatto, la soia che abbiamo detto che andava venduta a giugno. Esatto, infatti siamo a maggio e adesso che siamo a maggio costa 3.300 euro. In teoria a giugno dovrebbe costare molto di più perché da maggio a giugno c'è un bel salto, e secondo me se adesso costa 3.300, secondo me andremo a 3.800, secondo me, quindi avendo anche 41.000 litri ci sta. Poi vabbè, volendo potremmo vendere anche un po' di latte, quindi anche se dovessimo fare un prestito, un pochino di respiro lo avremo, perché comunque andando a vendere la soia e il latte un po' di recupero di soldi ci sarà sicuramente. Quindi ditemi voi cosa fare. Adesso vi faccio vedere anche che l'esperimento è riuscito, o meglio lo verificheremo nel prossimo episodio, però comunque dovrebbe essere riuscito. Se noi andiamo su crescita, come vedete, siamo arrivati con l'orzo allo stato di crescita massimo, perché il prossimo step è appunto a giugno il pronto per la raccolta. Però noi non vogliamo andare a raccogliere, a trinciare il frumento maturato giallo, quindi non lo vogliamo ancora da trinciare, quindi, a parte che è orzo un frumento, quindi andremo a trinciarlo subito, il prima possibile, in questo modo lo possiamo appunto trinciare. Quindi noi siamo pronti per il trinciato. Manca solo la vostra scelta, ragazzi. Ditemi nei commenti se acquistare o noleggiare la trebbia. E noi ci vediamo al prossimo episodio con un po' di trinciato. E poi inizieremo subito a spandere l'iguana con la botte nuova. E a passare la dischiera con la dischiera nuova. E vedremo diverse cose nuove e belle. Sicuramente saremo anche in multi, perché se dobbiamo trinciare, almeno un aiuto dai ragazzi, che sia Miki, Alex o uno dei ragazzi dello staff, mi servirà sicuramente. Quindi mi raccomando, ditemi nei commenti tutto quello che vi ho chiesto, faccio una piroletta su me stesso e basta, dai, fatemi sapere al prossimo video. Ciao!